In questa terza e ultima parte andremo a studiare più da vicino la storia dei membri della famiglia nobiliare di Villa McIntosh. Pietro, di cui censuro qui il cognome, nacque nel 1819 in una provincia della splendida città di Padova. Egli era figlio del musicista e compositore Marco Antonio e di una contessa nonché stimata pianista. Pietro fu musicista anche lui e decise di proseguire la tradizione della famiglia. E non a caso sono innumerevoli gli spartiti musicali che troviamo all'interno della villa. Uno dei gioielli più maestosi che caratterizzano la villa è la presenza di uno splendido pianoforte posto all'interno di una stanza balconata, alcune vecchie e spesse poltrone e altri spartiti musicali. Pietro si fece fin da subito pigmalione critico di nuovi talenti musicali, costituendo associazioni come il Cenacolo dei Filarmonici, citato nel libro di Bruno Brunelli Bonetti, e di altre pubblicazioni. I concerti, le discussioni, le audizioni si svolgevano principalmente a Padova, alla Villa McIntosh, in Prato della Valle o a Bassano o ancora nella residenza materna, quella di Roberti. Qui ci troviamo intorno agli anni 60-70 dell'Ottocento. La tenuta veniva inoltre citata nelle pubblicazioni come appuntamento per attività agricole, come quella per la vendemmia, ma anche stazione di riposo. È da qui che è partita una fitta corrispondenza, diciamo. Nulla da dire comunque per quanto riguarda il nostro continuo stupore. Più ci si addentra nelle varie stanze, più ci si stupisce delle varietà di stili che si prestano ai nostri occhi. Le piastrelle finemente decorate, i continui ed infiniti oggetti di ogni tipo, i libri, le riviste che vengono accuratamente analizzate e fotografate. Ed è lì che poco più in là, superato un piccolo bagno, si arriva alla sala degli affreschi. Da una parte la raffigurazione del dio Poseidone e del suo ippocampo, e dall'altra parte il messaggero degli dei, nonché il dio della medicina, Hermes, con il suo caduceo alato. Il conte ingegnere Camillo nacque a Padova nel 1857 e fu lui a completare i lavori della villa, ad acquistare molti terreni agricoli, si parla di circa 72 ettari, diverse case rurali e adibirla alla dimora estiva della famiglia, dedicata all'agricoltura e principale fonte di reddito. L'origine della proprietà deriva dall'acquisto della villa non terminata da un nobile vicentino che, secondo le leggende tramandate a voce, la stava edificando per la propria amante, che presto però si rivelò indegna del dono. Si interruppe la relazione, la costruzione e i decori che attualmente si rivelano molto differenti nelle varie zone all'interno dell'immobile, si rivelano appunto diversi sia per stile sia per datazione.
Secondo la tradizione familiare, il corpo della villa, terminato e decorato all'epoca dell'acquisto, consisteva solamente nella struttura a due piani, tipologicamente residenziale accompagnata da diversi fabbricati rurali. Il secondo corpo all'epoca appare appena abbozzato e istituiva invece l'area dei servizi. L'attività era specializzata invece nel settore agricolo. Il nostro viaggio termina esattamente all'ultimo piano, dove ci imbattiamo in una stanza piena zeppa di documenti di varia natura. Un'ultima occhiata e presto ci lasciamo alle spalle questa splendida avventura alla Villa McIntosh.